La frana di Amalfi è un esempio eclatante di quanto il nostro territorio sia fragile e di quanto la prevenzione del rischio idrogeologico in Italia deve essere una priorità politica e istituzionale di carattere nazionale. E proprio nei giorni scorsi ho ricevuto un bel libro di Andrea Moccia, Un tesoro al piano terra, è un giovane napoletano che ha realizzato un canale YouTube che si chiama Geopop e che adesso è sbarcato addirittura anche nel circuito di fanpage e di queste produzioni editoriali che cercano di aumentare la divulgazione scientifica. Bene, ho visto come un segno positivo sia la capacità di questo giovane di diffondere cultura e conoscenza sui temi della geologia, rendere Geopop significa rendere popolare la geologia. Ora, l'Italia è il paese di vulcani, è uno dei paesi più vulcanici che c'è sicuramente in Europa, ma uno dei più vulcanici al mondo, è paese sismico, e in Italia ci sono più frane in Italia che in tutti gli altri paesi europei messi insieme. Ma perché? Perché è un paese che tra le Alpi, gli Appennini, ha ovviamente una serie di ecosistemi, di catene montuose, di situazioni geologiche, per l'appunto, molto molto rilevanti. Pensiamo addirittura che col bradisismo di Pozzuoli, che avevamo cercato di iscrivere al Patrimonio Mondiale dell'Umanità, abbiamo uno dei fenomeni geologici più particolari al mondo, che l'Etna è il più alto vulcano d'Europa, che il lago di Bulsena è il più grande lago vulcanico d'Europa, per darvi solo qualche spunto. Poi ovviamente c'è il Vesuvio, ci sono i Campi Flegrei, c'è il Monte Amiata che è un vulcano, nel nord ci sono zone che uno non pensa che sono vulcaniche, come le zone vicino Padova, quindi abbiamo tante realtà del nostro paese e noi abbiamo l'esigenza di fare della messa in sicurezza del territorio l'elemento di una grande sfida. È la grande opera pubblica dell'Italia, l'infrastruttura italiana. Io credo che oggi il cosiddetto Recovery Fund, Next Generation Fund, ci dà le risorse necessarie a fare una grande opera che sono 10.000 cantieri per la messa in sicurezza dell'Italia. Quindi, cantieri veri. Io da solo, come Ministro dell'Ambiente, riuscì a fare aprire circa 1.000 cantieri contro il dissesto idrogeologico tra il 2007 e il 2008 e poi continuarono anche dopo con le risorse che io avevo lasciato al Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare. Io credo che a maggior ragione adesso la sfida deve essere 10.000 cantieri, ripopolare l'Appennino, avere un sistema di trasparenza degli appalti che consenta a qualunque cittadino con un'app di capire i lavori che si stanno facendo, quanto costano, a che punto sono, come dire, se sono stati soldi impegnati, come sta andando la spesa di quei soldi, e utilizzare i satelliti e i droni perché io cittadino devo poter controllare se i lavori si stanno svolgendo, se vedo che il cantiere è attivo o è semplicemente bloccato o è finto. E queste cose oggi sono possibili. Già quando ero io ministro più di 10 anni fa non era così facile perché non c'era tutta questa capacità tecnologica. Quindi la sfida è: mettiamo in sicurezza l'Italia. L'Italia sicura è possibile, vicende come quella di Amalfi non devono ripetersi perché il monitoraggio, anche là, il monitoraggio dai satelliti è possibile anche guardare i centimetri. Quindi noi tra satellite e droni siamo in grado di capire lo spostamento di una montagna, lo spostamento di una frana, il rischio che ci può essere della caduta di un costone. Dobbiamo fare questa sfida. Penso per esempio a un altro piccolo comune in provincia di Salerno, proprio Ottati, che mi ha segnalato la difficoltà di questo costone che rischia di cadere sul paese. Anche là il lavoro è stato ipotizzato, lo studio è stato fatto, magari si può rimodulare, ma bisogna intervenire prima dei disastri. Abbiamo una letteratura ormai del dissesto idrogeologico, del fatto che ci costa 10 volte di più intervenire dopo il disastro che non prevenire prima. Ecco, spendiamo bene il denaro europeo del Next Generation e mettiamo a lavorare centinaia di migliaia di persone
migliaia di aziende in piccole opere utili al paese, a ripopolare l'Appennino e a mettere in sicurezza le coste, le montagne, le zone del nostro paese, piuttosto che continuare a parlare dei ponti sullo stretto, delle mega opere che molto spesso sono solo mega affari.